Prendo subito la parola. Io sto qui in qualità di persona che ha assistito alla nascita di tante cose perché lo faccio da tanti anni, ok? Anche se non sembra, ho 53 anni, quindi, quindi ho visto nascere, ho contribuito a far nascere, ma non sono qui in rappresentanza di papà, padrino, capo, perché poi magari ne parleremo. Infatti, stasera io la volevo proprio imbastire come cosa, come tavola rotonda, dove ognuno raccontava poi le proprie esperienze, perché io sto qui a dirvi quello che ho visto. Ne ho girate tante di ciclofficine, ne ho aperta una a Roma, tra le più anziane a Roma e forse tra le più anziane in Italia, e ogni ciclofficina si gestisce in maniera differente, però in tutte le ciclofficine, come nelle critical mass, in questo genere di movimenti, non c'è un rappresentante, non c'è un capo e non lo vogliamo avere. Ok? Se qua c'è qualcuno che non è d'accordo, che inizi a parlare già da subito, perché se no. E quindi sì, sono qui a raccontare delle esperienze delle ciclofficine che ho visto e che ho aperto. Io personalmente vengo da Pescara, mi sono trasferito a Roma per studiare scultura e da lì è nata la mia passione per le biciclette, te lo raccontavo oggi in macchina e purtroppo oggi mi ha portato in macchina. Perché lui dice, oh, giro in macchina tanto. Manco un po', tanto. Tanto. La passione per la bicicletta e per la costruzione proprio meccanica arriva dalla scultura. Poi ognuno ci arriva per qualche motivo strano, disparato. Io personalmente ci sono arrivato dalla scultura. Cosa che poi è rimasta tanto nel mio lavoro. E cerco di portare sto mio modo di fare le cose in tutto quello che faccio, nella maniera di pormi con le persone quando è possibile, cercando di rimanere sempre molto paziente, molto ludico, nella maniera di costruire le biciclette e nella maniera di fare la critical mass. Io stasera vorrei parlare con voi pure di questa cosa, perché ne parlavo prima mentre stavamo mangiando, cioè in vari posti del mondo le critical mass hanno preso nel corso degli anni diversi canali, diversi comportamenti. Portavo come esempio la critical mass di Mosca, no? Che è molto molto composta e ci sono arrivati a essere così composti per vari motivi, ma ne parleremo dopo. Nell'incontro di oggi parleremo di questo, dopo faremo una pausa di una mezz'oretta perché ci avremo bisogno, e poi vorrei parlare invece di un'altra cosa che a me personalmente mi ha cambiato parecchio. E so che è una cosa molto coinvolgente anche da ascoltare, che è un viaggio lungo che ho fatto in bici, con una bici che mi sono autocostruito, una bici a due piani alta, e ho intrapreso a giugno del 2005, partendo andando verso est. Ho lasciato tutto, ho lasciato casa, lavoro, ho regalato praticamente tutto quanto quello che avevo, tenendo giusto le cose più importanti in una soffitta di una casa di parenti. I dischi, lo stereo, le macchine fotografiche, tutto il resto è stato regalato tutto, compattando tutte le cose che più mi servivano in due borse da bicicletta, lo spettacolo che c'avevo, e sono partito verso est. E in 5 anni sono arrivato in Indonesia. Questa è un'esperienza tosta, bella, perché nel frattempo sono state aperte ciclofficine, abbiamo creato critical mass, abbiamo fatto conoscere cose a persone che non lo sapevano, non l'avevano mai vissute. Quindi poi parleremo di questo. Quindi io farei questo incontro in due tronconi, insomma. Boh, di che vogliamo iniziare a parlare? Delle ciclofficine o della critical mass? Che secondo me non sono neanche due cose separate tra loro. E a volte a Roma, per esempio, nel corso degli anni sono nate varie ciclofficine, adesso credo ce ne siano 11. Matteino ci sta? No. Credo che adesso a Roma siano 11 le ciclofficine e hanno formato una rete delle ciclofficine popolari romane e hanno formato una rete delle ciclofficine popolari italiane, cioè un sito ciclofficinepopolari.it gestito da due ragazzi che stanno a Roma, dove c'è tutto l'elenco delle ciclofficine in Italia. Le ciclofficine romane tra loro sono diverse, differenti, nascono tutte più o meno con gli stessi principi. Non c'è autoreddito, condivisione dei saperi,
non si delega il lavoro a nessuno, ok? Non ci sono persone che portano la bicicletta e la vanno a ritirare dopo un'ora, un giorno, un mese, ok? Chi va lì si sporca le mani, chi sta lì dà una mano, insegna, condivide e gestisce il posto. Ora, delle persone che stanno qui, molti hanno ciclofficine o situazioni simili. A me sinceramente piacerebbe già partire da sta cosa sul confrontarsi su come viene aperta e gestita una ciclofficina, perché già sta cosa qui a Roma, spesso, nella stessa ciclofficina dove sto io, alla SNIA, spesso crea discussioni, crea, non lo so, non dico discrepanze, ma insomma ci sono discussioni al riguardo, perché ad esempio la ciclofficina, a mio avviso, va aperta da un responsabile, meglio due, o addirittura quando la richiesta è tanta, tre responsabili meccanici, che sanno bene dove sono gli attrezzi, come si usano gli attrezzi, e seguono il più possibile le persone. Io personalmente, quando mi dedicavo tantissimo alla ciclofficina, adesso ahimè per il lavoro che faccio riesco a starci molto meno, cercavo di seguire i passaggi che facevano le varie persone e di non lasciarle mai da sole, almeno che non sia la riparazione di una camera d'aria. Poi vabbè, ovviamente uno valuta come gestire la cosa, però è fondamentale su alcuni passaggi seguire le persone, ok? Quindi do per scontato che chi ha le chiavi della ciclofficina di meccanica un minimo sappia. Per esempio, per un periodo noi alla SNIA avevamo le chiavi in ciclofficina soltanto a persone che per un periodo avevano fatto affiancamento, ok? Poi a volte il funzionamento della ciclofficina riesce a essere abbastanza dritto, non dico troppo razionale, però che funziona, ok? E si riescono a fare certe cose. Poi invece ci sono dei periodi che la ciclofficina prende una strana deriva e si inizia a pensare: vabbè, questo qui ci vuole dare una mano, diamogli le chiavi, apre lui, poi se la gestiscono e se la vedono. Per me personalmente è un discorso abbastanza deleterio, soprattutto perché all'interno della ciclofficina a volte ci sono degli attrezzi che costano parecchio. E un classico è che lo smagliacatena in ciclofficina dura 3 giorni, ok? Uno smagliacatena utilizzato come va usato, il maestro Carlace ne avrà uno che probabilmente se lo porta dietro dagli anni 60, ok? Ok che uno poi se lo usa sempre lui e sa come usarlo, ma in realtà quello va usato in quel modo, e se c'è una persona che te lo spiega come si usa, ok? E ci sono varie scuole di pensiero anche riguardo al numero di utenze in ciclofficina. Io mo sto dicendo la mia, però vorrei sentire anche voi come ve la gestite. Io ero uno di quelli che in ciclofficina ha costruito 6 postazioni, ci sono 6 persone che possono lavorare. Non esiste che c'è un settimo con la bici sottosopra, non esiste che ce ne sono 3 fuori in giardino, al buio, con la bici messa in un certo modo che stanno a fare i freni. Cioè, se la bici non sta in alto, secondo me i freni non li puoi fare. Ok? Questo perché se vuoi insegnare una persona, sono modi di tramandare. Se vuoi insegnare a una persona come si fanno le freni, glielo fai nella maniera più chiara possibile, ci stai vicino e glielo insegni. Poi lui è liberissimo anche di fare da solo, vuole essere autodidatta, ci sono adesso come adesso ci sono i tutorial, ci sono quello che ti pare. La ciclofficina è comunque un posto dove c'è proprio uno scambio vero e proprio, secondo me lo scambio ci deve stare. Ok? Non può funzionare come cosa. Vieni, fai un po' come ti pare. Gli attrezzi stanno lì. Oh, vai, c'è un problema al movimento centrale. Vabbè, sì, guarda, gli attrezzi stanno lì, apri, vedi. Non lo so, non lo so. È molto. Poi a volte vengono delle persone che sono meccanicamente riescono a capire, e altre persone invece che vanno davvero seguite passo per passo. Chi è qui che altre ciclofficine, proprio ciclofficine, non associazioni? Quante ce ne sono? C'è la ciclofficina di Bari, è un'associazione, vabbè, ok, ciclofficine, ciclofficine, associazioni o non, come funziona? Voi come, per esempio, te come apri il microfono? Devi accendere. Accendilo. Per noi il discorso è un po' diverso perché non abbiamo grandissimo passaggio. Io ho cominciato a fare il meccanico in ciclofficina a Roma e
Ciclofficine ne ho viste tante e di persone nelle ciclofficine ce n'è tante. Spesso si avvicinano persone responsabili che sanno quello che trovano, che sono in grado comunque di lavorare in un ambiente simile. A parte mettersi a riparare le bici in bagno quando si è 50, nessuno da occhio. Per noi il discorso è un po' diverso, noi stiamo al quartiere San Paolo, stiamo a Bari, in estrema periferia, e la nostra ciclofficina per la maggior parte è frequentata da minorenni, quindi per forza bisogna stare, insomma deve esserci qualcuno all'associazione, al momento siamo in tre a portare avanti la cosa e il turno lo facciamo in tre salvo problemi particolari, perché comunque gli smagliacatena si devastano ogni giorno, abbiamo comprato la pinza smagliacatena noi comunque. Ah, bene. Non ce la facciamo più. Grande no, funziona ancora. niente, gli attrezzi sono pericolosi, sono ragazzi che partono dai 7 anni ai 18, gli adulti sono veramente pochi, quindi siamo aperti da un anno, quindi ancora non abbiamo fatto il passo di dare le chiavi a qualcuno, ancora non abbiamo sperimentato l'inclusione di persone nell'organico materiale dal fatto che comunque la frequentazione è giovane. Praticamente è impossibile lasciare le persone a lavorare da sole. Non si può fare. È totalmente non si può fare. Tutto okay. Sono il fatto che sono molto giovani e hanno perso il contatto col mondo materiale delle cose. Mm-hmm. Cioè hanno problemi a girare una vite, non è chiaro per loro infilare in maniera perpendicolare e girare una cosa, e quindi se li lasci veramente un secondo solo tallisciano le pinze. Non funziona più niente, le bici si piegano su se stesse, credo che sia. Che altro? No, non so, altre ciclofficine presenti? Come fate voi? Vediamo prima magari l'esperienza. Come funziona? Riguardo? Come funziona? Tu sei arrivato adesso? Sì. No, è che stavo... Magari Giulio può parlare della ciclofficina di Lecce che ha sentito. Gli arrivi in ciclofficina? Sì, no, più che altro se c'avete una regolamentazione proprio su come seguire le persone, cioè se lasciate le persone completamente lavorare da sole, aspettate che le persone vi vengano a chiedere delle cose. No, questo non succede mai, praticamente. Cioè, c'è sempre qualcuno che... si prende, sa di essere un volontario, si prende una responsabilità anche nei confronti di chi entra, la prima cosa che fa se è una faccia nuova di spiegare come funziona lo spazio, come funziona l'utilizzo degli attrezzi, e quindi questa persona sa di avere a disposizione delle persone volontarie che gli danno una mano, insomma, quindi bene o male funziona allo stesso modo. Quindi, vabbè, per esempio riguardo anche gli attrezzi, noi cerchiamo comunque sempre di utilizzare noi degli attrezzi che si possono, insomma, rompere facilmente, smagliacatene o anche la moletta, il trapano, comunque sono attrezzi pericolosi che cerchiamo di usare noi al posto loro. Comunque chiediamo, voi avete esperienza nell'utilizzo di queste attrezzature, se vediamo che non ce l'hanno ci mettiamo noi le mani, più che altro quello. Che altro? Poi che altro? Di là? Se c'è lui, Andrea, se vuole parlare, visto che comunque è rappresentante della ciclofficina, c'è lui. Francesco. Ma io sono della ciclofficina di Berlino, una delle ciclofficine di Berlino. Diciamo che a volte lasciamo anche fare a quelli che si, cioè alla fine lo vedi in un attimo se la persona che sta lavorando sa che cosa fa o si vede in difficoltà, e allora vai lì e dagli anche una mano. Si dà anche un po' per scontato, visto che noi poi non è che siamo, non siamo su internet, non siamo da nessuna parte pubblicizzati veramente, perché lo spazio è piccolo. E già così con la gente che lo conosce siamo in tanti, cioè quando c'è apertura c'è anche forse in troppi, quindi diamo anche un po' per scontato che la gente che arriva lì conosce già il posto e conosce un po' le dinamiche di
come funziona, insomma, la cosa. Poi siamo sempre a disposizione, se vedi, cioè, per dare una mano. Ovviamente ci sono anche certi attrezzi che sono un po' non proprio sotto chiave, però c'è un cartello sopra, una scrittina della serie, magari chiedi prima di usare. Insomma, la classica dinamica che c'è in gran parte delle ciclofficine, dove c'è l'armadietto degli attrezzi che usano i responsabili, attrezzi più costosi e difficili da usare, poi invece le chiavi inglesi e giraviti, che può pure funzionare come concetto. Io ho visto invece, per esempio, a Parigi, alle Maison di, l'atelier di Huelot, Maison di Huelot. No, io ce l'ho al microfono. E al microfono non c'è audio, perché così almeno stiamo più tranquilli. In realtà il microfono serve per lo streaming, per sentire. Se a Parigi, per esempio, hanno una frequentazione talmente tanto alta, e loro aprono una ciclofficina a 16 o 17 persone contemporaneamente, a volte sono due volontari. Il posto è abbastanza grande, ma comunque le persone lavorano proprio spalla a spalla e non sempre su postazioni. E fuori dalla ciclofficina c'è la fila con la lavagna, chi arriva segna il suo nome e aspetta. Ok, è davvero un delirio. E lì ho visto proprio delle cose, gente che per imparare a magliare una catena tipo ci mette una settimana. E il concetto dove voglio arrivare io è che può essere anche bello, poetico, quello che ti pare, che una persona impara a fare da sola. Il punto è che poi quanto vuoi trasmettere, cioè se la segui una persona in un quarto d'ora, 30 minuti, glielo riesci a dire come funziona un movimento centrale. Se la lasci allo sbando, allo sbaraglio, quello ci mette due settimane e non avrà manco imparato realmente. Ora, cioè, questo è un confronto che secondo me andrebbe un attimo, cioè, se ne vogliamo parlare, se no possiamo anche tranquillamente andare avanti. E all'interno delle ciclofficine, almeno a Roma, ci sono persone che continuano a sostenere cose diverse. Ok, esatto. Prendi il microfono. No, non, in realtà non è che sostengo cose totalmente diverse, però Piero lo sa perché alla Don Quixote siamo stati per anni insieme, dall'inizio, e quindi so anche gli scazzi che ci sono stati nel tempo rispetto alla confusione all'interno della ciclofficina, e c'ha ragione rispetto all'aspetto tecnico sul perché esiste una ciclofficina, perché le persone possono autogestirsi le riparazioni, imparare a riparare il proprio mezzo e fondamentalmente andare in giro in bicicletta. Cioè, questo è il principio base. Poi però non bisogna dimenticarsi che le ciclofficine sono automaticamente delle agenzie informali di socializzazione, e spesso la socializzazione, non spesso, quasi sempre non la puoi controllare con delle regole. O meglio, puoi stabilire delle regole, ma quando queste regole sono troppo limitanti o troppo nette, inibisci la socializzazione. Allora è difficile, io dicevo, non sono d'accordo, perché i momenti di attrito all'interno della ciclofficina, soprattutto nel 2003, 2004, 2005, che Piero sorride perché sono stati, comunque lui potrà dirlo tranquillamente, nonostante le liti all'interno per il casino che c'era in ciclofficina, però penso che mi puoi confermare che se pensi alla ciclofficina come era vissuta in quegli anni, dici vabbè, c'era un casino, mi sono arrabbiato tante volte perché gli attrezzi a fine giornata stavano ovunque, sparivano gli attrezzi, però giravano centinaia di persone al giorno e c'era una fucina, cioè, di idee che ha generato tante cose che abbiamo fatto, a incominciare dalla critical mass nazionale, che è una cosa che è nata così, cioè, oh, perché non facciamo una cosa nazionale? È nata chiacchierando, cioè, quasi, come dicono a noi, cazzarando, cioè. E queste cose qua nascono anche perché in mezzo alle postazioni precise ci sta uno che sta buttato a terra a riparare la bici o a non far niente. Cioè, la discussione in ciclofficina è stata, in un periodo,
i divani li dobbiamo lasciare o li dobbiamo togliere? Il divano è un oggetto da ciclofficina? Allora, per me il divano era un oggetto da ciclofficina, per Piero no. Il computer per mettere la musica, sul quale carichi anche il giochino Worm, lo dobbiamo lasciare o lo dobbiamo togliere? Per me lo dobbiamo lasciare, per Piero no. Ok, però diciamo che il giocherellino faceva anche andare avanti la gente, magari la cosa bella, se ci ripenso, è cioè alle due di notte, capito? Gente che si faceva le ruote, gente che giocava a giocherellino, ascoltava la musica. Quindi cioè, non c'ho né ragione io, secondo me, né ragione Piero. La ragione sta sempre nel mezzo, nel senso che bisogna saper dare delle regole senza irrigidire troppo la situazione. È naturale che gli eccessi, cioè, il divano poi è stato tolto perché portava l'eccesso, cioè la gente che veniva, anziché andare in un'altra sala a passare il tempo, a sfumacchiare, veniva in ciclofficina e non aveva mai messo mano su una bicicletta, capito? Quindi gli estremi. Il divano è stato bruciato. È stato bruciato. Di notte. No, quello che dice Filippo secondo me è il passaggio successivo a quello che volevo arrivare, perché io stavo parlando molto della parte tecnica della ciclofficina. Così tanto a volte si raggiunge il tecnicismo in ciclofficina che le persone entrano, si riparano il loro freno e se ne vanno via senza sapere perché quel posto è autogestito, dove si trova, se si trova all'interno di un'occupazione, perché c'è la tessera, se c'è la tessera, perché c'è l'offerta, se c'è l'offerta. E che cos'è la critical mass? Molte persone vengono in ciclofficina e non sanno della critical mass. Questo succede a Roma. Ok, l'utenza della ciclofficina a Roma è di universitari, Roma, Milano, città grosse, universitari, ragazzi universitari o persone che sì, comunque molto giovani, che non necessariamente conoscono la critical mass. Un periodo ci siamo chiesti: è possibile che succeda una cosa simile? Fino al punto di stabilire che tipo a un certo punto tipo, il responsabile di turno suonava una campanella e faceva: ok ragazzi, un quarto d'ora, fermi tutti, chiavi a terra, facciamo un tavolo, presentiamoci, conosciamoci, ciao, io sono Marco, non l'abbiamo mai fatto. Però si era arrivati, capito, a quell'idea, a quel punto. La socialità all'interno della ciclofficina è fondamentale, ovviamente in tutto c'è l'equilibrio. Ovviamente in tutto c'è... No, no, vai, parla, per carità. Bisogna trovare l'equilibrio in tutto ciò, che bisogna lanciare dei contenuti, tutto quanto è fondamentale, cioè i muri della ciclofficina sono sempre pieni di manifesti, messaggi, bandiere, cose, non è casuale. Siamo comunque degli sfegatati ciclisti che stanno sempre a rompere i coglioni per qualunque cosa. E parleremo anche di questo in futuro. E io stavo semplicemente parlando dell'aspetto tecnico, semplicemente di come gestire gli attrezzi, perché a volte può prendere talmente tanto una deriva che le persone poi se ne vanno, perché diventa talmente tanto difficile anche stare a seguire gli attrezzi, le cose, che non lo so, un'arma a doppio taglio. Per un periodo noi in ciclofficina avevamo un bel foglio 50-70 stampato da Giuso con delle regole basilari, regole che tra l'altro avevo ripreso dalla ciclofficina Milano Stecca, officina della Stecca di Milano, e c'erano delle regole a noi responsabili molto molto ovvie, ma per chi viene non è ovvio. Rimetti gli attrezzi dove li trovati, che le leggano. Sì, non è neanche ovvio che le leggono e rispettano. Se usi il gasolio metti la bacinella sotto, se ti devi mettere a dipingere a bomboletta esci fuori, se ti serve una chiave specifica la chiedi al responsabile. Cose molto semplici che però una volta che stanno scritte è anche molto, molto semplice per una persona che viene la prima volta, piuttosto che farla lavorare gli dici: guarda, se è la prima volta che vieni qui datti una letta, almeno capisci dove stai e come funziona, e poi inizi a lavorare e capisci. Per esempio, una cosa che stava scritta su sto manifesto è che ci sono 6 postazioni, se le postazioni sono occupate aspetta fuori, ci sono le panchine, c'è il giardino, stai lì, ti fumi una sigaretta, aspetti un attimo, cosa che non è stata mai rispettata. Ok. No, ti volevo dire, no, funziona, cioè le cose variano da ciclofficina a ciclofficina a seconda dello spazio, a seconda della frequentazione, a seconda di quanta gente poi c'è
effettivamente la sera. Una cosa che noi facevamo, no? Parlando prima di spazi sociali, del fatto che diciamo, è un posto dove ci sono tante informazioni che uno deve sapere. Ben trovato. Che uno deve sapere e non tutti le sanno. Sta anche a chi tiene il turno e a come organizza tenere conto di questa cosa. Quello che a me capitava per esempio di fare in centrale a Roma, mi è capitato il mercoledì che era sfigatissimo, ogni tanto saltavano le persone, mi sono trovato a fare anche i turni da solo con la ciclofficina che, come qualcuno sa, è sottoterra, abbastanza claustrofobica, abbastanza piena di gente, con l'ascensore che si blocca in continuazione, con una serie di problematiche insomma abbastanza fastidiose, che però aveva questa caratteristica di svilupparsi per lungo, no? Quindi le persone arrivavano dall'ascensore, dopodiché si incolonnavano in fila praticamente automaticamente, no? Quando ero in turno da solo la sera e mi capitava seguire 5 postazioni che sono quelle che stanno, era un delirio. Che, a parte che poi non si trovano gli attrezzi, la gente comincia, si annoia e comincia a riparare in corridoio, in bagno, come dicevo prima, veramente dappertutto, nell'ascensore, in verticale. Quello che facevo, essendo comunque la frequenza, cioè il numero di gente molto alta, era individuare tra le persone che stavano aspettando quelle che venivano più spesso, quelle che oramai conoscevo, con cui avevo già lavorato, e a questo fa tanto. Seguire le persone ogni volta che lavorano, perché sai che livello stanno, sai che l'ultima volta hai fatto un movimento centrale con quella persona, se è una persona nuova con un movimento centrale so che lui è in grado di insegnarglielo, li affianco. Persone che non si conoscevano prima fanno una cosa difficile per la prima volta insieme, scoprono delle cose insieme, nel frattempo chiacchierano, si conoscono. Se vieni la prima volta capisci, cioè hai il tempo di avere tutte le informazioni perché hai una persona che ti segue completamente, con me che ti supervisiono nel caso qualche cosa sia, o se ti serve l'attrezzo costoso dall'armadio o quello che è. Quindi cioè, molto fa chi sta dentro, da quanto tempo sta dentro e come la gestisce poi alla fine. Cioè è difficile parlare di come si dovrebbe organizzare, nel senso che... Quello che stai dicendo tu secondo me è una cosa di un rivoluzionario incredibile. Cioè è proprio una di quelle cose che rende... La ciclofficina di fatto cioè, può essere una cosa che può creare una rivoluzione enorme, proprio perché cioè, tu crei consapevolezza talmente tanto velocemente che poi proprio sono delle molecole. Cioè, questa cosa qui è esattamente quello che fanno spesso dei responsabili un po' più scafati. Hai fatto un freno, hai appena riparato il freno con lui, ok. Tu spiegalo a Marco che è appena arrivato come si fa un freno. Loro si conoscono, chiacchierano, si confrontano, quello vede l'altro tipo di freno. Generalmente c'era una coda a forature che si gestiva da sola. Esatto. Cioè, esatto. Vabbè, allora, appena fatto, io a lui esatto. Io c'ho da fare il esatto. Freno lì dietro. Che fa molto ridere come cosa, perché si crea il fenomeno di quel gioco, com'è il gioco? Telefono senza fili. Telefono senza fili. Si succede. Arrivi alla decima furatura che tipo, non so, hanno alzato gli armadi, metto la roba sotto. Però è figo, sì, secondo me questa cosa sfrutta il potere della ciclofficina, che è quello là. Mm-hmm. Io sono andato la prima volta in ciclofficina perché avevo bisogno di una bici. Mi hanno insegnato, mi hanno messo, mi hanno fatto, quando hanno visto che c'ero da tanto tempo mi calcolavano più, dice guarda c'è pure quell'altro che deve fare il movimento centrale, ho capito, ma io ho la bici rotta, come devo fare? No, beh c'è quell'altro, vagli a dare una mano. Certo. Serve certo, a quello. Certo, responsabilizzare. Finalmente Matteino è arrivato, Matteino è uno dei nuovi responsabili delle ciclofficine, della ciclofficina ex SNIA e... Poi magari pure lui ci racconterà un po' meglio come funziona la ciclofficina a Roma. Io uno dei fenomeni che sto vedendo che succede spesso, è un fenomeno sociologico, ne stavamo parlando pure prima in macchina, che purtroppo non vedo più il ricambio che c'era una volta. E mo si fanno i discorsi, non ci sono più le mezze stagioni, no? I discorsi quelli da anziano. Una cosa fondamentale del responsabile meccanico che si appassiona, che tra l'altro poi parleremo pure di questa cosa qui, cioè la ciclofficina forma le persone, forma meccanici, sono tantissimi meccanici che sono arrivati a lavorare come meccanico e sono partiti dalle ciclofficine, o telaisti, cioè c'è bice,
com'è che si chiama? Dario, che come Legor ha iniziato a costruire telaio molto giovane, lui ha imparato in ciclofficina 2 anni fa alla ciclofficina di Roma dell'ex lavanderia, dove c'è una dima e c'è questo laboratorio di saldobrasatura. Quindi comunque la ciclofficina forma le persone e Giuso sta facendo questo a Parigi, Giuso che stava alla ciclofficina di Roma, ma questo ne parleremo dopo. Comunque una cosa che sto iniziando a vedere ultimamente che purtroppo non funziona e che comunque ci dovrebbe stare un ricambio generazionale all'interno delle ciclofficine, perché cioè, di fatto è così, quando c'hai 20 anni, 25 anni, in teoria c'è molto più tempo libero rispetto a un trentenne, 35enne, che mi auguro sia entrato nel mondo del lavoro, sia entrato nella società e bla bla bla, no? Cosa che purtroppo non... cioè, non so voi, non so se succede. Dice la SNIO in genere. In generale proprio, non vedo più meccanici giovani. Cioè, noi quando abbiamo aperto la ciclofficina alla SNIA, Filippo, correggimi se sbaglio, cioè avevamo 23 anni, cioè, quanti... c'era Nunzio che 26, era... Io 26, tu 26, sì, 20... quanti anni, di che anno sei, scusa, il 76? 77. Vabbè, quindi sì, avevi 20, 24, 23 anni. Cioè, è proprio una cosa che non... non so se succede nelle nostre ciclofficine, che ci sono dei responsabili meccanici giovani e sta cosa, cioè, purtroppo è una grossa mancanza, non lo so, forse ci dovremmo interrogare su come riuscire a fare una cosa simile. Matteo sì, ma lui è una stella, cioè lui è proprio una star, lui diventerà, è proprio l'eccezione che conferma la regola. Ma a proposito di questa cosa c'ho una domanda, no? Diciamo quello che tu dici, appunto, che dalla ciclofficina sono usciti un sacco di meccanici, no? Comunque qui abbiamo visto in questi giorni che Matteino, lui diciamo un po' lavora insieme a te e sta in ciclofficina, poi l'altro Matteino lavora in ciclofficina e sta e fa il meccanico in un'altra ciclofficina, in un negozio, così almeno si capisce. Ecco, diciamo, a Lecce questo non succede, cioè a Lecce c'è la ciclofficina popolare che si fa un servizio volontario. E poi ci sono 2 o 3 meccanici di biciclette, ma che non hanno proprio relazione con la ciclofficina. Cioè, e questo secondo me è un po' un punto critico. Ma la ciclofficina che relazione c'ha con loro? Cioè dipende anche da questo. No, sempre col microfono, ragazzi, sempre col microfono per lo streaming. Se non lo usi, mettilo dallo alle persone che parlano. Allora, dunque, vi sto ascoltando e comunque ci ritroviamo tutti quanti, insomma, con questo pensiero di ragionamento. Concretamente, ragionare su come poi uno spazio del genere che ha l'obiettivo, no, primario, che è quello di diffondere una cultura all'uso della bicicletta in un certo tipo. Risollevando appunto la manualità, l'artigiano, l'artigianato e quant'altro. Comunque, per farla breve, riguardo il rapporto che la ciclofficina di Lecce, diciamo, ha con io, cioè, lì, quelli di Lecce li schiero come rivenditori, non sono, diciamo, delle botteghe. Cioè, tu praticamente là cosa trovi? Trovi, vabbè, la bicicletta nuova che ti può andare a comprare e il rapporto moderno, diciamo, no? del più che altro andare a comprare una cosa. Là praticamente lo Mescio Pino del Guido Alberto, Mescio Antonio dell'Adala, che poi i rivenditori proprio autorizzati, diciamo, di Lecce sono questi. Cioè, loro ti consigliano cosa? Cioè, la camera d'aria non te la giusto, te la do nuova. Cioè incentivano, no, quel tipo di dinamica di mercato legato al il lavoro che si è fatto, che abbiamo fatto noi qua, qual è stato? Ovviamente quello di intanto presentarsi in un contesto leccese che sappiamo tutti che stiamo cercando di movimentare per farlo affacciare, diciamo, alla cultura, no? Alla filosofia dell'uso della bicicletta.
Noi il rapporto che abbiamo avuto con loro è stato molto semplice, cercando comunque di spiegare che noi stavamo lavorando affinché tutti quanti usassero di più la bicicletta, e la relazione che abbiamo instaurato con loro, al di là del fatto che comunque ci forniamo da loro ogni tanto, no? Cioè, a seconda, cerchiamo di curare i rapporti, i legami con tutti quanti, quella del riciclo, cioè praticamente noi abbiamo i rivenditori di Lecce che puntualmente, se noi andiamo e ci presentiamo come ciclofficina, lo stesso Guido Alberto, lui, tant'è che ci ripete più di qualche volta, io sono disposto a mettervi da parte la roba che invece di buttarla potrei donarla a voi. E quindi Guido Alberto è uno che ci dona tanta roba, dalle camere d'aria al manubrio, quindi quella è stata, diciamo, una relazione, diciamo, costruttiva che si è riuscita a creare, non con tutti, anche col ferro abbiamo fatto questo ragionamento, che andavamo, noi abbiamo detto scambiamolo, noi produciamo del ferro in ciclofficina, che facciamo? Te lo portiamo e tu, se hai delle biciclette, ovviamente sappiamo tutti che sono punti di vista, no? Posizioni diverse, quindi loro hanno difficoltà, tant'è che io pure con Mesciuntonio dell'Atala ho avuto, diciamo, uno scontro da un punto di vista proprio concreto, a dire va bene, cioè capisco che tu hai questa paura, no? Riguardo la ciclofficina sbagliata, e però preferisci buttare la tua roba invece di donarcela a noi, io non lo condivido. E francamente, cioè, da questo punto di vista magari non... No, sì, però il mio discorso era un altro, nel senso, quello che volevo dire io, mi sembra che le ciclofficine di Roma siano come degli incubatori, cioè che sviluppano una conoscenza, e questa conoscenza poi entra al servizio della città, no? E quindi incrementano poi l'utilizzo della bicicletta, e io credo che funzioni così, cioè come un incubatore di conoscenza autonoma, e quindi di una formazione spontanea, che poi entra in città e ha anche delle forme lavorative, no? Prendiamo te, prendiamo Mattia. Qui questo è un po' carente, nel senso, perché comunque come questo incubatore qua non sta in questo momento sviluppando una forma lavorativa. Attenzione, ma questo non, attenzione, perché questa non è una cosa che dipende dalle ciclofficine, questo dipende, come gran parte delle cose, dalle persone, dalla sensibilità delle persone e da quello che vogliono fare le persone pure della loro vita. Perché qui ci sono ragazzi come Antonio, che oggi mi parlava del suo progetto, che comunque alla fine piano piano virtualmente può essere un negozio, cioè sì, ha a che fare con, se volete, turismo. Vi racconto, cioè... aspetta, non ho finito. Io dopo 10 anni, dopo aver aperto una ciclofficina, fatto l'acrobata in giro per il mondo e tutto quanto, sono tornato a Roma e ho pensato che l'unica cosa che davvero volevo fare per mangiare era lavorare con le bici. Cioè, o ti metti a fare i telai, come ci sono ragazzi che oggi decidono di mettersi a fare i telai, o organizzi tour, o hai delle associazioni che comunque lavorano, hanno a che fare con la bici, oppure apri un vero e proprio negozio. Il negozio, lì per lì, io quando stavo per aprire un negozio nel 2010, 2000, quando è che l'ho aperto, zio bici? 2012, sì, 3 anni fa. Stai lì che ti fai un sacco di domande, a volte pensi quasi che sia una sconfitta, perché a quel punto inizi a accettare i lavori su delega, la gente ti porta le biciclette, poi sta ovviamente a te il modo come lo fai. Molte persone che vengono da me in bottega è perché sanno che comunque trovano una persona tra virgolette politicamente corretta, che la prima cosa che domando a ogni persona è: te lo sai fare da solo? A volte alcuni ci rimangono male, a me vengono dei feedback di persone che mi dicono: ma come, quello è un amico mio, te l'ho mandato in bottega, e tu gli hai detto: ma perché non te lo fai da solo? Quello ci è rimasto male, se n'è andato. Cioè, per me è proprio l'ABC, il do yourself, è proprio alla base di tutto, cioè le persone devono essere autosufficienti, ok, rinunci a quella cosa, io ti do una mano, ci lavoro, la mano d'opera è questa, ok, però... Anche le stesse potenze, cioè uno decide di fare questa cosa perché la vuole fare, ok, ma non è perché la ciclofficina non riesce a produrre. Se a Lecce non succede è perché forse non c'è ancora qualcuno
così maturo che voglia intraprendere un passo rischioso, grosso, contraddittorio, chiamalo come vuoi. Vogliamo chiedere a Antonio quello che succede a Varico? Sì, diciamo la mia esperienza cade a fagiolo perché io ho iniziato a riparare biciclette, prima nella mia cameretta, poi in una ciclofficina e poi ho trovato un lavoro inerente alla bicicletta. Io insieme a Martino, che è un mio collega, abbiamo fatto lo stesso percorso di crescita, ma questo è successo grazie, sicuramente la ciclofficina è stato un passaggio non obbligatorio, ma comunque un passaggio molto utile alla mia crescita, perché ti serve per relazionarti con le persone, ti fa capire molto come risolvere i problemi nella maniera più efficiente possibile. E poi sull'aspetto, diciamo, sul lavoro, questo è risultato molto utile. Poi ho trovato lavoro perché c'era appunto una realtà, diciamo, pronta, a cui serviva la figura di un meccanico. È successo a noi due, è successo anche a un altro ragazzo, nostro amico, che riparava biciclette in un box, in uno scantinato, e pensate un po', è stato contattato da un negozio di d'alta gamma per andare a lavorare. Cioè la sua fama l'ha preceduto e adesso sta lavorando. Cioè questo voglio dire, magari a Lecce, se devo analizzare la situazione di Lecce, i negozi di biciclette non hanno bisogno di queste persone. Magari servirebbero anche dei giovani che si mettono in campo per creare un'attività, e a quel punto sicuramente nella ciclofficina potrebbero trovare una figura meccanica importante. E per me è importante anche che i responsabili delle ciclofficine non vedano questo accantonamento della ciclofficina popolare per andare a lavorare come un'offesa, no? Come uno sgarro, una cosa brutta. Dovrebbe, anzi, per me dovrebbe essere quasi il fine della ciclofficina. Magari fosse sempre possibile per tutti trovare un lavoro partendo dall'associazione, dalla ciclofficina. Non sempre è possibile, però ci sono degli esempi felici. Sì, perché credo che comunque la ciclofficina, in questo senso, come attore sociale, ha un ruolo importante in quest'ambito di inclusione socio-lavorativa. Perché in ciclofficina avviene cosa? C'è una trasmissione di saperi. Quindi noi responsabili che siamo là abbiamo imparato da qualcuno. Cioè qualcuno ci ha donato il suo sapere. E la storia di questa ciclofficina lo insegna. Cioè sono noi appassionati di bicicletta, ma di meccanica abbiamo iniziato a imparare grazie a delle persone più esperte di noi. Quindi il risultato, che noi lo diciamo sempre, sarà anche quello, ma credo che poi arrivi gradualmente. E poi, come dice Piero, è anche una questione soggettiva e personale, dipende dall'intraprendenza di una persona, dipende dalla strategia progettuale, dai progetti di vita che uno fa, dipende dagli stimoli che uno può avere. Però c'è, in modo molto semplice, qua in uno spazio sociale apprezza l'umanità, la relazione, ovviamente se lo vuole fare, cioè cosa, sporcarsi le mani, che non è da tutti, cioè non è da tutti avere quella voglia, quel piacere, spesso da noi vengono e noi prontamente, cioè una volta che gli spieghiamo cosa succede, c'è quello che dice: ah vabbè, ma io non ho tempo perché lavoro. Ah beh, allora guarda, ci sono delle botteghe a Lecce, cioè ci sono praticamente, quanti ragazzi ci sono che fanno biciclettare? Quello a San Pio, quello vicino Portarucci, ci sono anche?
Ce ne sono 4-5 di botteghe. Che comunque cioè, glielo consigliamo, no? Questo per fare, perché questa è una cosa un po' curiosa, no? Che tante volte cioè, tu gli consigli, no? Vai, portale al maestro, no? Lavori, c'hai i soldi. No, cioè, nel senso, questo come ragionamento. Però lui prontamente ti dice: non c'ho soldi. Insomma, ci sono un po' di cose divertenti che poi ti fanno, cioè, ti fanno pure sorridere, dire, vabbè, insomma, cosa vuoi? Cioè, nel senso. Vabbè, comunque l'equilibrio che poi c'è tra il reddito partendo dalla ciclofficina, arrivando poi al negozio, anche lì, cioè, non è una cosa che cambia tantissimo. Ci sono, ne parlavo con gli altri compagni tuoi della ciclofficina di Bari, no? Altri ragazzi che sono partiti, che c'è una ciclofficina che però è negozio, vende le bici elettriche. Si chiamano ciclofficine, per farti capire, addirittura a Roma c'è stato un periodo dove c'era un negozio di biciclette di una persona piuttosto particolare che aveva scritto fuori al negozio ciclofficina. In quel periodo le ciclofficine spingevano tanto, quindi poi andavo da lui perché c'era scritto ciclofficina, ma lui era un negozio, quindi si prendeva le bici, le riparava a prezzi neanche popolari, cioè proprio era un polpettone. Quindi pure questa cosa qui è davvero una cosa molto labile, un equilibrio proprio sottilissimo. Ci sono ciclofficine anche a Roma che fanno lavori su commissione, nel senso tu gli lasci la bicicletta, loro te la riparano e fai un'offerta tu. Cioè, possiamo stare a parlare anche di questo, di quanto sia giusto. Chiaretta che comunque mette a disposizione uno spazio, gli dice: guarda, te lo fai tu? No, io non c'ho fretta, non c'ho voglia, devo andare al lavoro, non ho tempo. Vabbè, allora te lo faccio io, ti vieni a riprendere la bicicletta e mi lasci un'offerta. Quindi cioè, alla fine ci sono vari modi, diciamo che è anche una scommessa. Riguardando anche la faccenda della formazione, c'è invece un ragazzo che si chiama Giuso, tutti noi conoscono, che viene dall'esperienza della ciclofficina di Roma, una persona esplosiva, Giuso Ciclocuoco, una di quelle persone iperattive che proprio non riesce, un'esplosione di idee, parla 16 lingue, incantevole. Stava stretto a Roma, giustamente, stava stretto in Italia, se n'è andato a Parigi e, prendendo fondi dalla comunità europea, ha fatto partire un progetto che si chiama Ciclofficin, quindi nome chiaramente ripreso dalle ciclofficine italiane, e lui ha una ciclofficina dove però forma delle persone, riceve dei fondi, paga queste persone che fanno i volontari, alcuni sono volontari, altri invece vengono proprio pagate, forma meccanici che danno una mano a chi viene in ciclofficina, meccanici che poi a loro volta apriranno altre ciclofficine nelle banlieue, nei vari quartieri, nei vari ghetti, insomma, nelle varie periferie della città. E sta formula qui è partita a Parigi e sta crescendo in altri posti. Ora sarebbe bello avere qualcuno di loro che ne parla. In Francia la rete delle ciclofficine come associazione Velorussion è una roba in continua crescita, ogni volta che torna qualcuno dalla Francia, come Sara, come Giuso, come altre persone che stanno lì, mi raccontano delle cose sconvolgenti. Addirittura i meccanici si radunano una volta l'anno, due volte l'anno, per fare dei corsi di autoformazione interni loro, cioè sulla costruzione delle ruote, tutto autogestito, cioè non è la Shimano che fa il corso e ti spiega come funzionano i nuovi cambi indicizzati elettronici, cioè sono loro che mettono a disposizione i loro saperi. Che ne so, c'è il guru meccanico che sta a Montpellier, sapessi, quello fa le ruote da paura, fa il corso, c'è 3 giorni di corso solo ruote. Tutti i meccanici la sera si sbronzano, la mattina stanno lì, fanno le ruote, cioè una roba esplosiva, e questo succede in Francia. In Spagna la situazione, sinceramente, adesso come adesso non lo so, ci sono le ciclofficine, comunque in Europa la realtà delle ciclofficine anche lì è piuttosto contraddittoria, ma ci sono, molte sono come le concepiamo noi, quindi ci sono i responsabili, non c'è il reddito. Alcune sono associazioni, altre non sono associazioni.
e boh, tutto qui, cioè, ci sono vari esempi. Io personalmente sono piuttosto attratto da come vanno le cose in Francia, perché sì, i ragazzi lì si danno da fare parecchio e hanno trovato forse un giusto equilibrio tra autoreddito, finanziamento e comunque volontariato, e senza troppe contraddizioni, è tutto politicamente abbastanza corretto. Non lo so. Francia riconoscono la prestazione di pubblica utilità sociale, no? Quindi diciamo quelle cooperative, il ragazzo di cui parli, giusto, sono andato a conoscerlo, che mi trovavo, insomma, l'ho condiviso con tutti quanti loro. Cioè lui stesso mi parlava e mi diceva che comunque lo scenario è completamente diverso, perché è riconosciuto quello che loro fanno, no? Il volontariato italiano, loro lo definiscono servizio di utilità sociale. Certo. Ed è uno scenario che rivoluziona un po', no? Quello che poi fa l'attore sociale. Boh, io per quanto riguarda le ciclofficine non lo so, credo che se ci avete altre domande, altre cose su cui ci vogliamo confrontare, altrimenti possiamo iniziare a spostare il discorso verso le critical mass. Come le ciclofficine influiscono all'interno della critical mass, di quello che è la critical mass per ognuno di noi, perché pure lì, insomma, c'è, secondo me ci sarà grosso confronto. Vi racconto un po' delle critical mass nel mondo. Aia. Una domanda. Una domanda critica ostruttiva. Allora, per chi ci segue in streaming. Oh, già mi avete fatto, poi è colpa mia che perdo tempo, è colpa questa. No, in pratica cercherò di essere breve. Nel senso, nelle dinamiche in cui avete descritto le ciclofficine italiane, europee, mi sembra di capire, di poter osservare che le ciclofficine devono essere autosufficienti, devono essere, capitemi, fuori da alcune dinamiche di consumo, cioè di soldi, insomma. Quindi sembrano o vogliono essere delle isole felici, insomma, dei posti fuori da, appunto, da negozi, da dinamiche di consumo, tant'è che poi nelle ciclofficine si costruisce automaticamente, cioè, è fuori totalmente da queste dinamiche. La domanda è, io credo che uno Stato, le istituzioni dovrebbero entrare nell'ottica che se un cittadino sta bene fisicamente, usa la bicicletta, sta meglio l'intera città. Quindi io personalmente vedo le ciclofficine in un'interazione con le istituzioni, e voglio credere, cioè, penso che sia giusto che le istituzioni, in funzione del fatto che un cittadino sta bene se usa la bicicletta, sta bene fisicamente, le istituzioni dovrebbero dare degli spazi centrali. Quindi quindi le ciclofficine in quest'ottica non sono più un'isola fuori dal consumo, fuori dalle dinamiche, ma se le istituzioni capissero, cioè, penso che siano le istituzioni che devono accollarsi questa cosa, cioè di dare gli spazi. Ovviamente ci sono, come già detto, lo ripeto, le ciclofficine negli ultimi anni hanno preso degli indirizzi, dei modi di muoversi molto diversi tra loro. Non a caso alcune sono associazioni, altre invece con le istituzioni vogliono continuare a non avere nulla a che fare. Moltissime ciclofficine della vecchia scuola italiana. Io la prima ciclofficina che ho visto 12 anni fa era a Milano, al Bulk, in un posto occupato, devastato, cioè con i topi, una roba tostissima, e c'era sta ciclofficina determinata che con le istituzioni non c'aveva avere nulla a che fare. Noi alla SNIA, ciclofficina che ho aperto, era stessa scuola, proprio autosufficienza totale. Addirittura i primi anni manco volevamo andare a prendere pezzi di ricambio dai negozi, perché comunque noi ricicliamo, la gente porta, costruiamo, rimettiamo a posto tutto. Invece poi nel corso degli anni, anche dipende parecchio dai quartieri dove stai, dalle persone che sono all'interno della ciclofficina stessa.
Cioè, non a caso ci sono dei meccanici responsabili che, anche se abitano a 200 metri da una ciclofficina, vanno a fare i volontari a 10 km da casa loro a una ciclofficina dall'altra parte della città, perché si sentono molto più vicini alla gestione, al coso. Quindi alcune ciclofficine anche a Roma nascono in posti concessi o con affitti simbolici. C'è la ciclofficina di Via Baccina, che è super attiva, forse è l'unica ciclofficina adesso come adesso che riesce a aprire quasi tutti i giorni a settimana. E c'è il ricambio generazionale. C'è il ricambio generazionale. Ogni fanno volta i che ci torno stanno 5, 6, 10 volontari nuovi. Il ricambio generazionale c'è. Come si crea, secondo voi, questa circolarità? Includendo. No, non è Roma. Non è Roma, perché sono tante le ciclofficine e non tutte lo fanno. Si fa includendo, fidandosi delle persone, cercando di inserire il più possibile. Noi siamo probabilmente l'unica ciclofficina. C'è un personaggio che gira per ciclofficine, se le fa, poi se le rivende, dà fastidio a morire ogni volta che sta dentro, è un delirio portare avanti la situazione. Vincenzone. Mm-hmm. Vincenzone, noi per politica dell'associazione, noi, loro adesso perché non sono più là, non lo cacciamo, nessuno viene cacciato, lui dà abbastanza fastidio a poter essere portato fuori a calci tutte le volte che entra e dice ciao. Ma non si manda via, questo è quello che fanno loro là. Si include il più possibile, indipendentemente da chi sei, da come la pensi, eccetera. Ti va di dare una mano, ti va di sporcarti le mani, stai qua, stai con noi. Cioè, se uno è abbastanza determinato da farsi la domenica mattina presto per andare nelle piazze, nei municipi, pari e dispari che sia, a farsi la raccolta ingombrante e prendersi le bici, se se la colla, sta là. Tutto qua. Sì, sarebbe stato molto... molto interessante avere qui qualcuno della ciclofficina di Via Baccina che ci racconta un po' come funziona, perché lì il fenomeno è particolare. Ci stavo io fino all'anno scorso. E c'è il ricambio per alcune ciclofficine un po' più, passatemi il termine, hardcore romane. La ciclofficina di Via Baccina è vista un po' come la ciclofficina dei cicloaperitivi, i ciclopicnic, stanno lì, siamo tutti amici, i fiorellini, le cose. E viene, dico bene, viene spesso criticata proprio per questo motivo. Però funziona. Cioè, quindi... Vatti a vedere la vita che hanno, cioè la stanza dei cadaveri, le bici in riparazione, quante ne escono una settimana, quante ne entrano una settimana. Ne escono tantissime. Fiorellini aperitivi, però, fanno. L'unico problema col fatto che c'è tanto ricambio generazionale è che spesso e volentieri puoi finire nelle mani di un meccanico che non sta lì da tantissimo e dirti le cose inesatte. Però anche noi facciamo i corsi interni. Siete va Losco una volta a settimana. Losco è uno dei più attivi, insomma, uno dei primi di quella ciclofficina, dei più attivi da quel punto di vista. E ci facevo i corsi. Più a livello didattico, no? Ultima domanda, poi passiamo alle critiche. Sì, no, vai. A livello didattico, no? Mm-hmm. Diciamo, visto che è una cosa importante, come funziona ad esempio una ciclofficina come Via Baccina o altre esperienze che avete avuto voi? Quella è una questione, cioè come si riesce a crescere il livello, no? Questa diciamo, è una bella domanda. Didattica. Una te ne faccio un'altra, così poi si risponde a due perché sono correlate. Diciamo, e l'altra è come si crea la circolarità dei meccanici, cioè dei responsabili meccanici, cioè come si creano i turni, cioè e in base a quali conoscenze, perché tu i turni li puoi creare se crei comunque un livello paritario o diciamo un livello buono di conoscenza su tutto. Ho capito quello che vuoi dire. Allora, la prima questione a livello proprio didattico e formativo, questa è una cosa che mi dispiace un sacco che non succede più a Roma. Io l'avevo fatto per un paio di volte, due o tre volte. Tu eri pure venuto? Avevo organizzato dei corsi solo per meccanici responsabili delle ciclofficine.
corsi di 5 selezioni dove in ogni corso, che ne so, si trattava la trasmissione, quindi movimento centrale, catena, marce, un'altra lezione erano solo i mozzi, un'altra lezione era solo lo sterzo, un'altra lezione solo ed esclusivamente per i meccanici, ed era una cosa che ha funzionato e l'ha formato parecchio, perché, che ne so, ciclofficine giovani come ciclofisica, che nasce all'interno dello spazio dell'università di fisica occupato, cioè un piccolo posto occupato all'interno dell'università, con ragazzi molto giovani che c'hanno voglia e tutto, ma effettivamente non ne sapevano nulla, venivano lì e hanno imparato parecchio, sono venuti un sacco di meccanici e era molto interessante, perché non era una lezione arida che parlava soltanto della meccanica, ma parlava della classica situazione della ciclofficina, cioè se si parlava della pedivella e dell'estrattore per pedivella, non si parla che questo si usa così, ma del classico esempio che succede di quando uno lo dà l'estrattore, quello lì invece che leva la rondella usa l'estrattore si spacca, le filettature, le cose, sai, quelle classiche. E ha funzionato, e questo è un consiglio che do a tutte quelle ciclofficine che crescono in città, dove magari ce ne sta una, due, per far appassionare, ed è solo ed esclusivamente per meccanici, perché me l'è venuto a chiedere gente, poi amici, ah, ma posso venire, assiste, perché a me, no, o ti pigli un turno in ciclofficina oppure no, perché se no c'è la ciclofficina stessa dove tu vai, ma lì trovo gente poco preparata, mi dispiace, e infatti lì sono stato abbastanza duro, che era molta la gente che veniva e mi diceva, posso venire, assiste, perché sono molto curioso. Cioè, la ciclofficina stessa è un posto dove vai ad imparare, mentre invece per la questione formativa, infatti, questo sta all'ordine del giorno pure in ciclofficina, di riproporre questa cosa qua. Il problema è il ricambio generazionale che c'è alla SNIA, perché alla Don Chisciotte sono 3 anni che non arrivano meccanici nuovi. Ci si è interrogato su questo punto, cioè perché non ci sia più il ragazzetto che viene a imparare in ciclofficina. Sì, dipende, è diversa, sì. Accendila. Dipende dal centro sociale, perché alla SNIA la dinamica va al di là della ciclofficina, sì. E quindi se un posto negli anni è cambiato nella gestione e attira meno gente di altri posti, è naturale che attirerà meno gente anche all'interno di uno degli spazi del centro sociale, che è la ciclofficina, certo. Ma cioè, questa è una cosa, io per esempio per quanto riguarda la questione proprio del chiedere soldi per la riparazione delle bici, il reddito all'interno di uno spazio come quello della ciclofficina popolare, credo che qui anche gli altri, cioè siamo tutti pugliesi, cioè diciamo chi gestisce le realtà associative e non pugliesi, abbia ben chiaro qual è la problematica fondamentale in Puglia. Sono nate tante realtà stimolate, che si erano formate anche fuori, che però poi hanno avuto modo di sviluppare dei progetti in Puglia grazie a delle politiche sulla messa in campo dall'assessorato ai trasporti o dall'assessorato alle politiche giovanili, e quindi una cosa positiva, sono stati avviati parecchi progetti grazie al finanziamento. La cosa che io ho sempre avuto come dubbio quando ho visto nascere in Puglia ciclofficine all'inizio finanziate era appunto il pensiero sul follow up, sul futuro della ciclofficina al di là del primo anno di finanziamento. Penso che anche Corrado si sia posto, anzi si stiano ponendo, dato che loro... questo tipo di problematica, nel senso che la fortuna di avere delle ciclofficine in una metropoli come Roma e come Milano sta nel fatto che ci sono tanti spazi occupati dove tu non paghi l'affitto, oppure hai delle politiche comunali nelle quali magari ci sono degli spazi con affitti super mega calmierati, ora, che ti permettono di poter poi anche fare attività quasi gratuite
con un po' l'aperitivo di autofinanziamento, altri tipi di iniziative di autofinanziamento, perché si paga poco a fine mese se gli affitti sono calmierati, oppure lì dove c'è il centro sociale si paga quasi niente se non i consumi del centro. Invece quando ti finanziano, il primo anno vai a 2.000 e poi dopo il primo anno, se devi pagare, io per esempio l'esempio mio è stato quello che a Trani, come sede dell'associazione che gestisco, non ho aperto una ciclofficina, l'associazione è nata per altri scopi, sempre sulla mobilità sostenibile, però quando abbiamo aperto la sede a Trani abbiamo aperto anche la ciclofficina all'interno della sede. La sede però non era finanziata da nessuno, cioè pagavamo 350 euro d'affitto al mese più le spese. È naturale che lì devi capire come fare a campare. Quando l'abbiamo chiusa per altri motivi, l'abbiamo chiusa con un buffo di 2.000 euro, cioè capito? Perché ci credevamo e abbiamo messo i soldi in anticipo, abbiamo anticipato dei soldi. Però in un certo senso il significato della trasmissione gratuita dei saperi è diventa difficile poi quando tu devi fare il conto con i soldi che a fine mese comunque, certo. Allora che fai? O scendi a compromessi, allora accetti quello che viene, che non ha tempo e diventi un negozio di biciclette, secondo me sbagliando, nel senso che fai tra virgolette concorrenza sleale al negozio di biciclette che comunque ha aperto, fa riparazione e c'ha una serie di spese che costringono anche ad avere dei prezzi superiori. Se la ciclofficina glielo può fare a 2 lire perché non paga tasse di niente, è un'associazione, quindi cioè, lì stai in bilico su questa cosa qua, o chiudi oppure non lo so, cioè questo è un problema fondamentalmente, sì, che si sta cercando di affrontare. Corrado sicuramente è uno dei primi che dovrà affrontarlo di qui a breve, cioè perché il progetto vostro quando finisce? Il progetto finanziario sta finendo primo di gennaio, esatto. Ma non è una preoccupazione che abbiamo cominciato ad avere da quando l'avete aperto, da quando abbiamo aperto, che ci chiediamo che cos'è il follow up, cioè cosa faremo dopo. Tutto sta a trovare l'equilibrio, cioè non possiamo pensare di guadagnare dalla ciclofficina. Noi da quando abbiamo cominciato abbiamo la ciclofficina, però abbiamo una serie di progetti con le scuole, di progetti vari sui quali ci sbattiamo ogni giorno, che cerchiamo di capire dove ci possono portare. La ciclofficina non puoi pensare di farci reddito. Almeno per dove stiamo noi è proprio insostenibile. Quello che noi stiamo cercando di fare, anche perché come abbiamo detto abbiamo molti minorenni, quindi è difficile aggregare persone, smollare un po' il controllo e alleggerire il carico, che è comunque grande, lo sanno più o meno quasi tutti quelli che sono qua oggi. Il punto è, con le altre attività che con l'associazione, senza associazione, si possono fare e che abbiamo avuto grazie all'associazione la possibilità di avere questo stesso laboratorio, le bici in bambù a Bari, l'acciaio qui, tutte le esperienze che siamo riusciti a fare in un anno, proprio perché siamo partiti a 3.000, come dicevi tu, perché tu parti comunque con un finanziamento iniziale che ti fa stare tranquillo. Tante ciclofficine sono partite con 4 attrezzi, determinate riparazioni non le potevano fare, piano piano hanno accumulato un monte attrezzi che gli dava la possibilità comunque di trattare ogni problema. Noi questo problema non ce l'abbiamo avuto, la costituzione, cioè il primo giorno avevamo tutto quello che ci serviva, nessun problema, quindi ci potevamo dedicarci a una serie di attività che non ci davano la preoccupazione, no? Siamo stati fortunati anche per l'affitto, perché sono insomma locali di una chiesa che adesso c'ha altri locali più grandi per le mani, quindi questi posti erano inutilizzati in mezzo al quartiere, stavano lì a prendere polvere. E quindi nel primo anno, diciamo, del follow up non ci siamo preoccupati quando abbiamo aperto l'associazione. L'abbiamo aperta perché volevamo fare quello che volevamo fare. Io prima di entrare in questo progetto con gli altri due ragazzi che hanno incominciato questa cosa, facevo il meccanico in un noleggio di biciclette, fondamentalmente non avevo grandissimi problemi, semplicemente non mi piaceva quello che stavo facendo, cioè riparare le bici per riparare le bici non era
esattamente quello che mi andava di fare, no? Volevo provare a trovare il modo di vivere facendo il lavoro di ciclofficina, cioè facendo il lavoro continuo di informazione poi che si fa, perché non è solo un posto dove impari la meccanica, è un posto dove impari a girare in bici, impari ad alzare la sella correttamente, perché poi, cioè, io posso anche regalartela una bici, ma se tu ci sali sopra e non sei capace, ti fanno male le ginocchia perché c'hai la sella bassa, la butterai in una settimana. Tutto questo lavoro qua, quindi con tutto quello che noi abbiamo avuto un anno per tenere aperta la ciclofficina, per fare il lavoro di ciclofficina che già facevamo altrove, e nel frattempo pensare a cosa ne sarà dell'anno prossimo, fondamentalmente. Quindi anche lì è una questione di equilibrio, no? Uno può anche benissimo avere un negozio e decidere di aprirlo 4 giorni, 4 ore a settimana a uso libero di chi vuole, trattarlo come una ciclofficina. Questo non lo rende meno importante di una ciclofficina, almeno dal mio punto di vista. La differenza sono nei numeri di persone che riesci a istruire, però il lavoro che tu fai, che ti ritorna anche economicamente, che una volta che la persona capisce che cosa ha per le mani, capisce che c'ha una bici economica che si rompe ogni 3x2 e quindi gli conviene fare un upgrade piuttosto che comprare una bici nuova e quell'altra regalarla, si tratta di trovare una sinergia tra le due cose, cioè io non voglio smettere di fare la ciclofficina popolare, per continuare a fare la ciclofficina popolare però devo pensare a una serie di cose mie, perché se non mangio, se non pago l'affitto, sarà difficile continuare a fare ciclofficina popolare. Tutto qua, non so chi altro sta in questa situazione, non so se i ragazzi di Lecce, se il Plattenladen a Berlino, penso che stiamo, è una situazione internazionale, cioè si parte con la passione, però cioè, si lanciano dei semi, si cerca di coltivare la cosa, però prima o poi non puoi farlo gratis. Piero si è aperto un negozio perché prima o poi doveva lavorare pure lui, poteva stare a, no? Ha lasciato comunque altri meccanici formati che continuano il suo lavoro, non è che ha chiuso la situazione e si è andato. Qual è la domanda esattamente? Ho risposto? Sì.